La Sardegna è uno scrigno di bellezze naturali senza paragoni, una regione selvaggia perfetta da esplorare anche in van. Dopo aver visitato tutta la costa ovest da nord a sud, in questo video vi raccontiamo i luoghi che ci sono piaciuti di più e che secondo noi non possono mancare in un itinerario sulla costa occidentale dell'isola. Scegliere tra le cose più belle da vedere in Sardegna non è mai facile, perché questa regione offre tesori nascosti dietro ogni angolo, ma i posti che stiamo per mostrarvi sono quelli che ci hanno colpito di più e che ci sono entrati veramente nel cuore. La Pelosa è una delle spiagge più famose di tutto il mondo, rinomata per la sua bellezza e per i suoi colori caraibici. Una lingua di sabbia bianca e sottilissima sulla punta nord-ovest della Sardegna, proprio di fronte al Parco Nazionale della Sinara. Il suo simbolo più conosciuto è sicuramente la bellissima torre sull'isola della Pelosa, raggiungibile sia a nuoto che a piedi. Questa spiaggia è indiscutibilmente uno dei luoghi da visitare durante un viaggio sulla costa ovest della Sardegna. Vi consigliamo anche di salire fino alla torre di Capo Falcone, raggiungibile a piedi con una camminata di un'oretta. Da qui potrete ammirare un panorama mozzafiato sul mare cristallino e sulla Sinara. Una meta meno turistica della Pelosa, ma comunque di grandissima bellezza, è la spiaggia di Porto Palmas. Lungo la costa dell'Argentiera si trova una placida insenatura che termina con un'ampia spiaggia sabbiosa. L'acqua è azzurra e limpidissima, un paradiso da fare invidia anche alle località turistiche più famose. Poco distante, proseguendo lungo la strada sterrata, si raggiunge la Frana. Qui si alternano piccole calette e alte falesie rocciose, dove è possibile trovare pace e tranquillità in mezzo alla natura, dormendo con il van in sosta libera.
Se visitate Porto Palmas, fermatevi a vedere il tramonto. È uno spettacolo davvero unico. In provincia di Oristano andiamo alla scoperta di uno dei borghi più pittoreschi d'Italia, Bosa. Questo paesino sorge sulle pendici del colle di Serravalle, dominando dall'alto il fiume Temu, sulle cui rive è possibile ammirare le numerose vecchie concerie. La caratteristica più particolare di Bosa, però, sono le sue casette colorate e le sue stradine fiorite. Il modo migliore per visitare il borgo è senza meta, semplicemente passeggiando in modo casuale per le sue numerose viuzze variopinte. La parte bassa è più turistica, con alberghi, negozi e ristoranti, ma man mano che si sale lungo il colle, Bosa rivela la sua vera identità. Le casette hanno tinte più sgargianti e davanti agli ingressi sono sempre presenti tantissimi fiori e piante ornamentali. Qui ci si può perdere per ore ad osservare i dettagli. Arrivate fino in cima al paese per ammirare il panorama di Bosa dall'alto. Circa a metà della costa ovest della Sardegna, poco sopra Oristano, si trova una piccola caletta veramente particolare, chiamata Sarchitta. Il nome rivela già la sua caratteristica principale, ovvero un arco di roccia proprio di fronte alla spiaggia. La cala è piccola e intima, fatta di sabbia morbida color ocra, dello stesso colore delle alte scogliere che la avvolgono e la riparano dal vento. L'acqua è calma e perfettamente trasparente e si può arrivare fino all'arco a nuoto, dove fare snorkeling o fare tuffi dagli scogli. Sarchittu incanta per il suo panorama suggestivo e per la sensazione di quiete e tranquillità che si respira in questa piccola caletta protetta. In Sardegna ci sono tantissimi promontori che si allungano nel mare come sottili lingue di terra. Tra questi, Capo San Marco entra a pieno titolo nella nostra lista di luoghi da vedere sulla costa ovest. Si tratta di un promontorio nella parte meridionale della penisola del Sinis, che chiude a nord il Golfo di Oristano. È caratterizzato da piccole baie cristalline alternate ad alte scogliere a strapiombo sul mare. Qui puoi trovare tante piccole oasi di pace con un mare limpidissimo.
ma puoi anche camminare lungo il sentiero che arriva fino alla punta del capo. Raggiungendo il faro in mezzo alla natura e ammirando panorami mozzafiato. Inoltre, puoi fare un tuffo nel passato visitando l'area archeologica di Tarros, con le sue splendide rovine immerse in un contesto naturalistico veramente unico. Qualunque siano le tue intenzioni, Capo San Marco è una meraviglia della natura e vale sicuramente la pena farci un salto. Nel basso oristanese troviamo una placida laguna dove sfuggire al caos della città. Marceddì è un piccolo e tranquillissimo paesino di pescatori, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e nell'aria non si sente altro che il suono dei gabbiani e il dolce rollio delle onde. Il borgo si trova sulle rive di una laguna salmastra che prende il nome di Stagno di San Giovanni. Qui è possibile passeggiare e sostare nell'ampia e ombrosa pineta attrezzata. Il vero cuore di Marceddì, però, è il paese. Un agglomerato di poche casette colorate, attraversate da stradine sterrate, dove regnano quiete e silenzio. I pescatori si ritrovano sul molo del piccolo porto, dove sono ormeggiate tante barchette, e trascorrono le ore in attesa di una preda che abbocchi all'amo. Lungo la via principale si alternano piccoli gruppi di abitanti locali, anziane signore affaccendate e ristoratori che conversano con i clienti affezionati. A Marceddì tutto trasmette calma e tranquillità, i suoni, i colori, i profumi e le persone.
Qui troviamo una vera oasi di pace, un luogo dove fermarsi a tirare il fiato e fare una pausa rilassante. Quelli che avete appena visto sono i luoghi che sono piaciuti di più a noi, ma non significa che siano i più belli in assoluto. La Sardegna è tutta meravigliosa, sia sulla costa che nell'entroterra. Quindi vogliamo darvi un'idea anche delle altre località che abbiamo visitato